But hearts break and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Let's go with some simplicity. Bentornati a tutti, siamo sul mio canale e siamo in compagnia di Biotech04. Ciao a tutti! Grande! E quest'oggi inizieremo una nuova challenge che dovremmo segnare soltanto con i long shot. Quindi andiamo subito al match. Io intanto vi faccio vedere la squadra del mio avversario e questo nuovo format si svolgerà in questo modo. Faremo un episodio a testa e si giocherà le meglio delle tre partite. Pjanic prova il destro, Buffon. Candreva. Lui è un abitué dei long shot. Pallone dentro per Mandzukic. Anzi sì, no, Higuain. Mandzukic il cavolo. Higuain prova il destro, il Pepita sul fondo. Mamma mia. Parte Candreva sul fondo. Svirgolata, clamorosa. Pallone fuori per Higuain, Gonzalo. Eccolo qui. Il gol dalla distanza di Higuain che a giro da lì non perdona. 1-0. Dybala. 40 metri per lui, prova il destro. Buffon la vede all'ultimo, però la blocca. Faccia. Poi attenzione il destro di Abatigno. Invece Letizia un ottimo destro. A giro sul fondo. Ma perché mi ostino a tirare a giro con Letizia che non ci coglierà mai? Candreva prova sempre il destro da lì. Buffon. Higuain per Candreva col destro. Traversa clamorosa. Ma questo sta rincoglionito. Pjanic. Palo in schiena. E poi Barzagli. Clamoroso. Clamoroso. Sta succedendo di tutto in questi ultimi minuti. Ancora Pjanic. Buffon. Al piede caldo ora Pjanic. 92esimo. Forse l'ultima azione. Noi siamo tutti dietro. Dybala la mette fuori. Mandzukic deve uscire. Poi fuori. Attenzione. Finisce qui. Finisce qui la partita. 1-0. E primo punto per me. Partiamo con la seconda partita debutta. Kevin Strootman, 25 anni per lui. Partiamo. Ottenuto perché comunque... Subito Dybala, Paolo! Dybala! 1:30. 1-0. Prova Mandzukic dalla distanza sul fondo di niente. Forse. Poi prova il destro nel suo piede. Ma è impossibile. Vermorata. Pa splendido per Marchisio Handanovic. Poi Dybala. Vermorata. Che ha un ottimo tiro. Lo prova. Ma non possono uscire sempre i 10 centimetri. Sì, spettacolo. Gran gol di Pjanic. 2-0 al 20esimo. E notte fonda. Ha girato spettacolare. Ha girato Mandzukic. Vaffanculo. Vai. Boom. No. Credevo che era l'altro giocatore selezionato. Se si spezza. Spezza le gambe Pjanic e va sotto la doccia. Ora sarà un'impresa andare a fare due gol. Attenzione Handanovic. Dybala. No, non vale. Dico sì. Sta in aria, sta. Sbagliato. Rivediamo la moviola, ma Dybala era nettamente uff. Quindi sempre 2-0, il gol non vale. Ah, ma Caceres sta a centrocampo, ma devo mettere... Cazzo!
Caser è stato mettere un centrocampista, ha fatto una cazzata. Vabbè. Gran parata. Poi ancora Mandzukic dentro per Dybala. Col destro a giro. Buffon, un miracolo. No, che dirà no. Vabbè, oggi proprio oggi segnano tutti, eh. Lorenzi. Lorenzi col destro Buffon, palla a volo per lui. Lorenzi contro tutti. E poi Higuain, spettacolo. Finisce 3-0. 3-1 risulta però, il gol è stato fatto in area, quindi 3-0, siamo 1-1. Quindi andiamo all'ultima sfida. Quindi siamo arrivati all'ultima gara. Chi vince questa vince la challenge. In caso di parità, purtroppo c'è il pareggio. Zaza col destro, Buffon lo conosce. Prova lui. Tensione di Sciglio contro Buffon. No, cambia. Strootman. Il sinistro di Kevin Strootman. Sul fondo. Tocca la rete. Ciao. Pazzo! Higuain! No! Salvataggio sulla linea! Mertens che prova il destro! Toccia! Candreva lo vede fuori! No, ora potevo segnare. Si lancia da solo Strootman! Strootman si lancia da solo e poi prova il sinistro! Parte proprio lui sul fondo! Ma dove va, Marchi? Poi lasciano fuori Neto, paratissima di Neto. Lo so. Grande movimento di Caglione. Prova il destro Buffon. Grande occasione per Caglione. Per portare in vantaggio Biotech. Gol annullato. Ma attenzione ora. Punizione. Affidata a sinistro di Strootman, mi metto sul palo per sicurezza. Strootman tira dall'altro lato fuori. Poi Nainggolan da casa sua, Neto. Calcio d'angolo, ora si fa vivo Wanmata in questi ultimi 5 minuti. E dentro per Higuain, bruttissimo il pallone. Neto la recupera, Marchisio porta. Finisce qui. Finisce 0-0 la finale, la partita decisiva. Quindi la challenge tra me e Biotech è finita in parità. La prossima challenge la potete trovare nel suo canale che lascio qui sotto in descrizione e noi ci vediamo proprio nel suo canale nella prossima challenge. Ciao a tutti!